Salve a tutti amici di CDK, qui Lord Saskel che vi parla e vi dà il benvenuto nel video del 23 aprile dedicato ai giochi in uscita, giochi gratis e giochi scontati che CDK ha da proporre oggi per noi. Se invece volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale principale di Twitch per i miei streaming oppure sul mio social di Instagram per i miei aggiornamenti, i link sono tutti quanti scritti in descrizione e nel mentre noi possiamo iniziare con la presentazione dei giochi di oggi. Il primissimo gioco gratis che presentiamo, che dovete riscattare assolutamente su Epic Store, è Sludge Life, che è un gioco di cui abbiamo già parlato in passato ed è un gioco in prima persona di esplorazione con uno stile grafico molto accattivante e soprattutto è un gioco molto irriverente, quindi davvero consigliatissimo di provare a giocarlo, quindi riscattatelo e provatelo. Invece ricordiamo che è ancora free to play su Steam il nostro famosissimo Warframe, il nostro gioco di combattimento in terza persona, soprattutto online, quindi nel caso lo potete giocare con i vostri amici durante questo periodo di lockdown. È davvero consigliato perché è un gioco che davvero merita e sono sicura vi divertirete un sacco, quindi davvero consigliatissimo. Invece per chi ha l'abbonamento al PlayStation Plus stanno dando gratis Days Gone, che direi che è un gioco perfetto se vi piacciono giochi di combattimento, comunque di esplorazione e soprattutto di sopravvivenza, quindi consigliato anche perché ha una storia molto particolare che dovete assolutamente scoprire, quindi mi raccomando se siete fortunati scaricatelo. Invece finalmente è la nuova settimana di Epic Store, dove finalmente stanno dando dei giochi gratis nuovi, tra cui Alien Isolation, che direi che è il gioco horror perfetto da giocare. Davvero consigliato perché merita tantissimo questo gioco e se non l'avete fatto giocatelo assolutamente perché merita, quindi mi raccomando giocatelo e fatemi sapere se vi è piaciuto. Invece per i giochi in uscita il 29 aprile uscirà Total War Rome Remastered, che è il nostro gioco di simulazione management a tema storico e di guerra, consigliatissimo se vi piacciono giochi del genere, ma soprattutto è super scontato sul nostro sito, quindi assolutamente non potete perderlo perché davvero merita un sacco. Invece il 30 aprile uscirà R-Type Final 2, che è il nostro gioco di azione a scorrimento orizzontale molto particolare che a me per prima interessa un sacco, quindi se siete interessati anche voi mi raccomando tenete d'occhio il nostro sito per sapere i prossimi sconti sul gioco, quindi assolutamente quel giorno non perdetelo. Invece il 7 maggio so che molti stanno aspettando questo gioco e finalmente quel giorno uscirà Resident Evil Village, che è il nuovo gioco a tema Resident Evil e tutti quanti sono in hype e assolutamente dovete comprarlo sul nostro sito perché già adesso è super scontato, quindi assolutamente non potete perderlo quel gioco, quindi mi raccomando. Invece l'11 maggio uscirà Hood Outlaws and Legends, che è un gioco che io non conoscevo ma sembra essere un gioco in terza persona, probabilmente anche online, RPG, fantasy, comunque combattimento ed avventura, sembra davvero molto figo e soprattutto già adesso è scontato sul nostro sito, quindi se vi interessa quel giorno compratelo da noi. Invece per i giochi super scontati abbiamo circa 3 euro Astbreed, che è anche qui un gioco che non conosco, ma anche qui è un gioco a scorrimento orizzontale d'azione di combattimento a tema mech, che sembra essere davvero molto bello e interessante, quindi se siete interessati a questo tipo di giochi assolutamente consigliato perché a un prezzo del genere è davvero regalato. Invece altro gioco, anche programma molto particolare, è RPG Maker MB, che costa poco meno di 20 euro e se siete magari programmatori e volete provare a creare il vostro gioco RPG personale, direi che questo è il programma slash gioco che farà il caso vostro, quindi mi raccomando compratelo a noi perché adesso è scontatissimo. Invece altro gioco molto particolare e famoso, circa 5 euro, è God Eater 2 Rage Boss. Assolutamente è un gioco anche qui online che potete giocare con i vostri amici, che è d'azione di combattimento in stile anime. Davvero è molto bello, quindi merita un sacco e soprattutto a un prezzo del genere è regalato, quindi provatelo. Ultimo ma non meno importante abbiamo il nostro Pillars of Eternity, che costa poco meno di 2 euro e anche qui è un prezzo veramente regalato se volete giocare giochi fantasy RPG a turni, è davvero famosissimo e merita tantissimo. Noi invece con questo ultimo gioco concludiamo il video di presentazione del 23 aprile, io vi ringrazio per aver visto questo video e noi nel caso ci vediamo una prossima presentazione di giochi oppure sul mio canale Twitch, a presto, ciao ciao!